O quantomeno la parte spirituale che restava di lui entrò in chiesa il giorno del suo funerale, trovò la morte ad attenderlo, comodamente seduta sui gradini di fronte all'altare. Lo salutò e con un cenno della mano lo invitò a raggiungerla. Gigi non si stupì, era un'amica di vecchia data. Si sistemò al suo fianco in silenzio, continuando a fissare la folla intervenuta per la sua funzione. Seppellire il becchino del paese non capita di consueto e tutti si erano accalcati in chiesa per assistere all'evento. Avvertivo bisogno di calore. Camminando senza meta, mi ritrovai in una luminosa piazza di San Pietrini, grigio chiaro, con motivi decorativi a forma di conchiglia. Salii qualche gradino ed entrai all'interno di un locale incastonato in una costruzione imponente, ma senza sfarzo. C'era luna rossa alla parete, grande e maestosa, in mezzo all'acqua verde. Subito mi colse un'ondata di nostalgia, di casa, del mio mare, della mia terra. La città tanto mi era parsa fredda e vuota, quanto il Borsa mi sembrò accogliente, caldo, un brusio di fondo che teneva compagnia. Pieno centro città. Anna si guarda intorno per decidere il da farsi. Alza gli occhi su una scritta dorata. Mazzoli, lettere piccole ed eleganti. Ecco dov'è! La madre di Anna ne ha sempre parlato come un raffinato negozio di moda, ma anche di una galleria d'arte. Di certo è un'oasi felice, in cui il caos del centro non è il benvenuto. La vetrina che si affaccia nei pressi di Piazza Borsa è luminosa. Impossibile non fermarsi ad ammirare la sciccheria di gonne in chiné, giacche in seta e viscosa, grigio perla, pantaloni in lino tinta coloniale, camicie in cotone lavato rosso ciliegia. Oltrepassata la porta, Anna viene subito investita da una sensazione di calore. Non c'entrano i 35 gradi del sole cocente di fuori. Il tepore si irradia dal legno chiaro delle pareti.